Sindaco, allora oggi inaugurazione parcheggi Viale Europa fa parte di una strategia complessiva. Adesso che c'è questo anche parcheggio di Viale Europa anche da questa parte in basso, secondo lei è un passo in avanti anche per l'isola pedonale permanente? Ma assolutamente sì, perché l'avevamo già comunicato, il completamento dei parcheggi aiuta un ragionamento di isola pedonale che ormai è nelle corde, diciamo così. Ma al di là di questo, con la consegna del quarto parcheggio andiamo avanti rispetto a una programmazione che è stata fatta e che riguarda questi 14 parcheggi di interscambio, che non servono a parcheggiare la macchina e basta, ma a cambiare mentalità. Io ho letto e ho ascoltato anche tanti commenti di chi è un po' scettico anche sulla localizzazione. Il messaggio che vorrei dare è molto semplice: il parcheggio non serve solamente appunto a individuare un posto in cui lasciare la macchina, ma a cambiare mentalità. E quindi io lascio la macchina, scusatemi, prego, per prendere il mezzo pubblico. Il trasporto pubblico locale nasce dall'interscambio. Questa zona del Velo Europa ha un certo tipo di ragionamento legato anche al fatto dell'asse autostradale. Gli altri parcheggi allo stesso modo devono essere utilizzati per questo. Abbiamo inaugurato un paio di giorni fa Bordonaro, che è esattamente all'uscita dello svincolo di Messina Gazzi, che serve una zona come quella del Policlinico. È una questione di tempo, di abitudine, di ma cultura. Sapere che posso lasciare la macchina e prendere il mezzo pubblico serve in un ragionamento complessivo. Questa è la strategia. E dal 30 ottobre si può dire ci sarà l'isola pedonale permanente, quindi da questo punto di vista? La strategia complessiva dell'isola pedonale passa anche per i parcheggi, questo lo sappiamo. Abbiamo deliberato l'ulteriore proroga fino a settembre, ma l'intendimento ormai è chiaro, è quello di mantenere una pedonalizzazione complessiva e perenne. Per via Don Blasco novità per quanto riguarda? Via Don Blasco stiamo lavorando, c'è il pezzo, diciamo, ex Rifotrans, definiamolo così, che è stato il più ostico, ma lo stiamo superando, stiamo lavorando e, tolto quel problema, ripeto, che sta andando avanti, contiamo di proseguire. Io credo che i lavori che ci siamo dati come scadenza stiano andando avanti, con tutte le difficoltà che ci sono e che molto spesso dipendono anche da fattori esterni, ma l'apertura di questo parcheggio fa comprendere come programmare le cose e poi realizzarle è possibile. E rampe giostra, le gare quando? Rampe giostra, c'è stato il decreto di un paio di giorni fa, quello è un altro finanziamento importante che siamo riusciti in sinergia col Ministero ad ottenere in un ragionamento complessivo, quindi un plauso a tutti perché gli attori sono stati molteplici, ma il risultato serve alla comunità. Nel momento in cui il decreto, diciamo così, credo sia stato firmato venerdì o sabato, andrà a definizione normativa, andremo a fare le gare da settembre in poi, vediamo, il progetto già c'è, forse bisogna adeguarlo, ma è un altro grande risultato. Porto dei Mestieri 22 settembre, che cosa Porto ci sarà? Porto dei Mestieri abbiamo fatto, lo sapete, 20 giorni fa la delibera che autorizzava il Tribunale a fare le azioni successive alla cessione ramo d'azienda a fine settembre. Diciamo che per come ci siamo programmati, ma questo non lo dico io, lo dico nei fatti, le cose stanno andando avanti, quindi sono molto fiducioso. Grazie.